Se volete acquistare account o crediti foot, rivolgetevi a Market Foot, di cui trovate il link qui sotto in descrizione. Vi ricordo inoltre che con il codice coupon Fede Marconi, tutto maiuscolo, tutto attaccato, avrete un 5% di sconto. Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati con questo nuovo episodio di Carriera. Siamo tornati, l'ultimo episodio l'avete visto domenica, quindi è un po' che non ci vedevamo, però comunque siamo tornati, come detto. Allora, l'ultima partita l'abbiamo giocata contro il Catania vincendo per 2-1. Siamo finalmente tornati alla vittoria dopo parecchio tempo. E adesso giocheremo contro il Bologna. La prossima partita la giocheremo al Dall'Ara e sarà una gara difficile. Andrei rapidamente a vedere il calendario per questo episodio. E contro l'Inter che sarà sicuramente una gran partita. Giocheremo anche lì fuori casa. L'andata finì, era la prima giornata di campionato, finì male, però non mi era dispiaciuta la prestazione del Livorno, era un Livorno ancora acerbo, era un Livorno che ancora non era nostro. Di Ridde, che ora è in possesso di palla, prova ad impostare Ridde in verticale, gran palla per Bonazzoli in aria, non riesce a calciare, poi arriva Ridde ancora. E alla fine si salva il Bologna. Ottimo doppio passo. Poi addentro da Maximen. La palla è buona. Il controllo di Maximen anche. Poi il destro. E la risposta di Jakubovic. Con Bellerin. Sta dentro Donzà. No, Donzà è in possesso di palla. Sta dentro Dembélé. Il pallone passa. Dembélé in area. Dembélé la può mettere dentro. Lo fa per Maximen. E arriva l'autorete. E il vantaggio del Livorno. Sul tentativo di Maximen. Il gol se lo fa Crespo. Livorno in vantaggio. Intanto Dembélé riesce a saltare l'uomo. Dembélé trova un po' di campo e allora ci si butta. Dembélé vuole anche il sinistro, lo fa partire, non era male. Il pallone è largo, non di molto. Quindi Pasi può partire, ha spazio anche per calciare. Entra in area ora, Pasi poi si defila, non può più tirare. La mette dentro e ottiene calcio d'angolo. Poi offre dentro a Surraco che deve passare. Surraco salta l'uomo, ne salta due, ancora Surraco. Allarga per Verde, in area di rigore. Verde ha perso l'attimo, poi recupera il pallone molto bene. Ancora Bellerin, può mettere dentro col sinistro, verso Reed. Che colpisce non bene, il pallone alto sopra la traversa. Poi il pallone per Matusalem dentro per Cacia che è rientrato in tempo da fuori gioco evidentemente, quindi offre a Riverola in area, Riverola la mette, Cacia e arriva il pareggio. Al primo tiro in porta, dopo averne fatti due fuori dallo specchio, il Bologna trova il gol del pareggio. Quindi Surraco la gira per Donsà. Donsà cerca di andare sul destro, lo spazio ci sarebbe anche poi di meno, alla fine deve offrire di nuovo a Surraco. Per Dembélé in area, Dembélé la tiene, va dentro ancora Surraco, non calcia, poi sì! E Jakubovic la mette in calcio d'angolo. Stare poi prevedibile e quindi chiude Matusalem, Pasi per Cacia. Ancora Cacia va in verticale a cercare Bianchi, attenzione che adesso il Livorno si scopre un po' e quindi attacca il Bologna con Bianchi che va via. Bianchi a poco e poi il pallone fuori. Al cardiopalma perché entrambe le squadre vogliono la vittoria. Di più Livorno. E allora partiamo in contropiede con questo pallone per Surraco che potrebbe far male. In rigore Surraco sul sinistro. Surraco in bocca a Jakubovic. 4 su 4 fallite da Surraco. Poi Crespo per Riverola. Ancora Surraco che gli porta via il pallone. E quindi ancora Livorno. Con Verde che va dentro da Donzà, lo prende per in controtempo. Cacia per un'occasione, no, perché chiude Allen. Partita bellissima in questo finale. Entrambe le squadre la vogliono vincere, entrambe le squadre hanno le occasioni, ma prendono i contropiedi, che sono chiaramente oggettivi. E quindi, ma non ci credo, ma che ma non è possibile! Ma non è possibile! 1-1 tra Bologna e Livorno al Dall'Ara. Bonazzoli comunque 4 settimane, quindi abbiamo Coman 2 mesi, abbiamo Siligardi 3 a Siligardi non me lo ricordavo, 3 settimane, abbiamo anche Antei, abbiamo Bonazzoli, abbiamo più infortunati che titolari. Inter con Handanovic, Doncor, Ranocchia, Juan Jesus e Pasquale per quanto riguarda il pacchetto difensivo, Crin, Guarini e Tagliere a centrocampo, botta alle spalle di Alvarez e Maurito Icardi, che allarga male però perché Tagliere si viene a prendere il pallone, Ridde deve tornare il pallone invece dentro da Icardi, in area di rigore, Icardi va sul sinistro, Icardi, non si sa come ma riesce a sbagliare. Palla dentro, occhio ad Alvarez, Inter in vantaggio. Verde che poi allarga dalle parti di Bernardeschi che ci arriva, Bernardeschi rientra. Vediamo un po' se riesce a trovare spazio. Bernardeschi la fa girare. Handanovic c'è.
riesce a bloccare il pallone. E torna all'indietro dalle parti di Guarin. Guarin al limite lascia il pallone a Botta che la gira. Alvarez, non fatelo calciare. Ancora Alvarez. Poi Green è pronto al destro. Non tira nessuno. Icardi. La pressione di Reed è fuori gioco. Non è fuori gioco. Non è fuori gioco. Perfetto. 2-0 per l'Inter. Partita comunque molto difficile. L'Inter sta giocando veramente un gran calcio. Pressano alti. La mia speranza era quella di concludere almeno sotto di un gol il primo tempo, in modo da ripartire nella ripresa per sfruttare più spazi. Non è così, la posizione è regolare, con quel fagiano di Larrondo che era l'unico che teneva in gioco Guarin ed era l'unico che protestava. Non sale nessuno e se non saliamo è difficile trovare spazio. Dentro Bernardeschi, lo serve Bellerin, di testa Bernardeschi, Andanovic. Medel al limite, trova Hernanes, finisce qui, finisce la partita. L'Inter chiaramente ha meritato di vincere e quindi c'è poco da dire, perché era più forte di noi, ce l'ha fatto vedere, ce l'ha dimostrato, 3-0 secco. Poteva andare meglio sicuramente, però vabbè, è andata così. Finisce l'episodio ragazzi, abbiamo collezionato purtroppo un punto in due partite. Rimaniamo sempre a... ah no vabbè, abbiamo una partita in più, vediamo un po' a sto punto. Ah, però ragazzi bene, perché il Torino ha pareggiato, quindi siamo sempre all'undicesimo posto e sempre a 44 punti a questo punto. Questo non cambia chiaramente molto le carte in tavola, è un Livorno che ha disputato un'ottima stagione. Purtroppo ormai è una stagione che sta calando dal punto di vista di rendimento, perché la squadra è quella che è, siamo tutti molto stanchi e quindi era difficile continuare a fare una grande stagione fino alla fine. Comunque questa è la classifica ragazzi, per chi la volesse vedere intera e completa, con tutte le squadre a 34 partite, ne mancano 4 al termine e penso che saranno le ultime 4 della carriera di FIFA 15. Quindi devo ancora pensare a questa cosa. Pensavo comunque, essendo quasi in estate, avendo in mente altre cose carine fino all'uscita di FIFA 16 e anche altri giochi, altre robe da fare, e non essendo tantissimo a Roma ragazzi, perché io ve lo dico adesso che è il 18 giugno, sto registrando il 18 giugno, la prossima settimana dovrei iniziare una serie con Rudy Zlatan. Poi il 9 io ripartirò per una settimana per andare in Sardegna, quindi chi c'è in Sardegna portate le vostre sorelle perché dobbiamo vederci assolutamente. Poi il 25 ripartirò per andare in Inghilterra, 3 settimane, tornerò il 18 agosto. E poi ragazzi, manca meno di un mese all'inizio della scuola, io chiaramente vi porterò parecchia roba, anche tanti vlog magari dall'Inghilterra, dalla Sardegna, cercherò di portarvi cose carine, ma iniziare una nuova carriera come molti di voi mi hanno proposto o continuare questa, secondo me non è una grandissima idea. Il fatto che la carriera quest'anno sia stata un flop è oggettivo e questa è colpa chiaramente mia, perché diciamo che quest'anno volevo fare tante cose, alla fine le ho fatte male, perché volevo portarvi il Rugby Division 1 che alla fine ho dovuto sospendere, volevo portarvi, magari adesso che finiremo questa carriera, continuare la Division 1, tanto sono in Divisione 3, quindi possiamo farci le ultime due divisioni, volevo portarvi tante cose ragazzi, avete visto, perché ho provato a iniziare molte serie che alla fine ho accantonato, l'ultima è stata l'European League, che mi annoia sinceramente dopo un po', sarebbe stato meglio farla online o farla diversamente, quindi... Vabbè, mi dispiace alla fine che quest'anno non sia andata benissimo come l'anno scorso, ma comunque se vi posso fare un piccolo spoiler, al 90% l'anno prossimo faremo una carriera con la Roma. Questo chiaramente sarà un vantaggio, perché molti mi hanno detto, ma perché quest'anno ci metti meno voglia? Se io, la voglia è sempre quella ragazzi, vi assicuro. Comunque sembra che ci metti meno voglia rispetto all'anno scorso, perché ho pensato io, rispondendo sul momento, una cosa è fare la carriera, chiunque, per qualsiasi persona faccia la carriera con la propria squadra del cuore, sicuramente ragazzi su YouTube o a livello personale ci metterà più voglia, più tutto. È chiaro che io quest'anno, mentre l'anno scorso vi portavo solamente la carriera, quest'anno ho voluto ampliare il canale giustamente, però ho gestito forse non benissimo il tutto, quindi cercherò chiaramente, e ci riuscirò perché crescerò da questo punto di vista. Siamo cresciuti l'anno scorso ragazzi, abbiamo finito a quest'ora l'anno scorso eravamo in 300-400 sul canale, adesso invece siamo quasi 3000, quindi accontentare tutti non è facile. Io ci provo e quando ci riesco sono chiaramente contento,
Per il momento, ragazzi, vi saluto. Spero che questo discorso finale l'abbiate ascoltato tutti, l'abbiate capito tutti, apprezzato magari. Questo mi fa solo che piacere. Io nel caso vi invito a lasciare un pollice in su, un commento. Se non siete già iscritti al canale, noi ci vediamo nei prossimi video. Bella!